Gonzo è live. Ciao ragazzi e bentornati su Gonzo Tennis. Gonzo eravamo e, e eravamo gonzo in due e adesso benzo siamo, benzo. siamo in tre come vedete perché oltre a Federico Ferrero ci fa compagnia Andrei Golubev. Ciao Andrei, e ciao, Andrei. Ciao. grazie ciao, e benvenuto. Ragazzi. Andrei... C'è l'unico jet lag, c'è cioè l'unico con l'orario normale Fede secondo me sei tu. Eh, Probabilmente sì. Allora Andrei... <ride> Dimmi. Come sapete, tutti è stato 33 del mondo, è, è tuttora un, un ottimo doppista. E innanzitutto, come stai e cosa fai adesso? Bene, vabbè, come ha detto Federico, sono ancora un po' in jet lag. Eh, sono tornato domenica da, dall'Australia e questi giorni per riprendere un po'. Il fiato, energie, che domani sera si riparte, si va in Cile per, per la Coppa Davis. E, e avverto un entusiasmo incontenibile, vero? <ride> ma sai, la cioè, ma più che tutto per, per il posto dove dobbiamo andare, che dicono che è bellissimo. Poi non sono mai stato la in Serena. Si giocava un Challenger alla Serena una volta. Sì, sì dovrebbe essere un resort. Eh. Vabbè, vedremo, vedremo e a questo punto mi fermo lì a fare i tornei in Sud America che non li ho mai fatti in vita mia quindi quest'anno ha senso di fermarsi tanto giochiamo sulla terra fuori poi i tornei sono sulla terra sei già lì eh, ne vale la pena sempre con le due vie eso si sì, sì. okay. possiamo chiedere: subito Federico perché eh, magari non tutti se lo ricordano ma Andrei è stato un ottimo singolarista eh. Certo. Ha vinto il torneo 500 ad Amburgo, eh, ha battuto Vavrinka nell'anno in cui Vavrinka ha vinto gli Stanov Open mi sembra, è stato quell'anno lì che l'hai battuto, in sì, Davis, sì, possibile? sì, okay. eh, quanti altri top ten hai battuto? Te... Davidenco, Davidenko, mi sembra? Davidenko, Ferrer, Soderling, Jusnik, mm. l'ho battuto però non era a primi dieci in quel momento lì, Melzer. Melzer in finale ad Amburgo, giusto? Sì, sì. Ah e poi mannaggia te è stato finalista a Parigi nel 2021, l'abbiamo commentata su Eurosport, sei stato a due punti dallo slam <ride> eh sì, è vero <ride> hai perso contro Eber per e Mahou giusto? sì, sì due volte Mahou in Francia perché 2014 fece la semifinale con, con Samuel Groth e sì. in semi eravamo 3-0 sopra al terzo set contro Mahou e Roger Vassland, eh, 15-40, quel game lì, poi 40-0 sul servizio di Groth, che serviva a 2-60. Sì, eh, esatto, eh, non si sa come, non si sa. Abbiamo perso una partita 6-4, ma io non ho ancora capito come abbiamo perso. Sinceramente, quindi Mahud mi ha tolto vabbè, una vittoria di sicuro più una finale. Vabbè. Io mi ricordo tanti anni fa. Quando ti allenava Massimo Pucci, che approfitto per salutare, eh, mi disse che tu avevi giocato, se non sbaglio, a Basilea con Roddick. E Roddick andò da, da Massa e gli disse: oh, Attenzione perché c'hai per le mani un fenomeno. E eh, Roddick non era uno tanto incline ai complimenti, cioè non era uno che, che si sperticasse in lodi degli avversari. Però aveva visto evidentemente qualcosa di, di speciale. Ricordo anche un'altra partita tua agli US Open contro Nadal sul centrale in serale. Tu hai perso 3-7-0, ma facendo, non so, credo, 60 colpi vincenti. Nadal va in conferenza stampa. Prima cosa che dice è stata: Io non ho capito come ho fatto a vincere 3-7-0. <ride> è vero, è vero. Sì, ero, ero avanti, ho avuto 7 set point, secondo set. 5-3-40-0 servizio nel terzo settero 5-2 sopra col doppio break e... lì però me... Me... le immagini ce l'ho ancora ben chiare lì ho capito come mai Nadal è stato così a lungo numero uno lì cioè, si, si spiega ce dice... l'ho no. siamo eh. qua per ascoltarti ma è... ho perso dei punti mi ricordo ok ho fatto un doppio fallo su 40-0 che magari un po di tensione lì ci sta però tutti gli altri punti che ho perso erano. Non, non mi ricordo di aver fatto niente di sbagliato Però in qualche modo Lui li riusciva a portare a, a suo favore E vabbè Tornando indietro magari Avrei dovuto fare qualcosa di più straordinario In quei punti lì Ma lì, sul momento non ci pensano Tu giochi come, cioè, com come ti viene Giochi e Continui a giocare come hai giocato Tutti i game prima Però è andata così guarda Andrea a tal proposito è arrivata una domanda da Mary eh, che ci dice ciao ragazzi complimenti siete bravissimi e eh, vabbè grande Andrei quale Big Three ti ha impressionato di più tu hai giocato sia con, uh, con Nadal appunto stavi raccontando con Federer in Davis credo e, e con Giocovic a, e, e a Wimbledon con Giocovic parecchie volte è stato e quello con cui gio ho giocato più volte più Wells in Yanwalt pure Wells. Due volte in Indian Wells, una volta a Dubai, eh, una volta a Hoffman Cup, una volta a Wimbledon. Con Marray ho giocato a San Pietroburgo la finale e a Rohan Garros. Anche la ma Hoffman Cup, ricordo un tuo colpo di alternativa. È vero, è, è, è vero, anche la Hoffman Cup, ma secondo me Djokovic. Sì. Perché? Sì perché a me è sembrato, cioè per battere Diokovic io dico sempre, prima devi battere il muro, il muro da tennis, quando hai battuto il muro da tennis puoi andare contro Diokovic. In effetti gli... vedendo il punteggio del, di, di queste partite eh, sempre 3-0 sia con Ferra sia con Nadal però come dicevi tu anche raccontando la partita di New York partite combattute, comunque punteggi combattuti, mentre, mentre con Djokovic molto, molto, meno, molto più netti, ecco sì, l'unico set mi sembra di averlo vinto alla Hoffman Cup e basta, e poi resto sempre 2-7-0. Poi secondo me anche il mio gioco si adatta molto bene al suo: cioè lui, io tiro, lui contrattacca, si muove ovviamente meglio di me, ma molto meglio di tutti. Sì. E allora lo fa sì che poi <ride> c'è cioè, proprio perfetto. Quindi per me era impossibile contrastarlo. Eh, ti fanno poi i complimenti... Ti ha fatto serve in volle sulla seconda una volta e ti ha fatto una demivole di rovescio, di dritto, vincente, stretta. Se non mi ricordo. Abrami sembra. Non so se ti ricordi. Sì, sì. Certo. L'ho ritrovato, è quello nel filmato, l'ho messo anche su qui. <ride> <ride> ti fanno i complimenti per il tuo italiano Andrei, ma uh, in realtà tu sei un... Un italiano d'adozione, diciamo. Eh, no? Raccontiamolo un attimo la storia, Andrea, spiega un po' come sei arrivato, perché poi non è che ci cioè, sia a Roma, a Milano, no, a Bra, provincia di Cuneo. Infatti, siamo praticamente vicini di casa. Sì, sono arrivato, che era il 2002. Praticamente, se ricordate, Edoardo Eremin, giocatore italiano, che, no? che ora ha, sme ha smesso, credo. Il suo papà è della mia città nativa russa, quindi lui ha, la ha lavorato. Mi sembra che viveva in acquiterme all'epoca, però ha lavorato qua nelle zone e anche al Circolo di Bra e tramite lui ho chiesto se potevo venire a fare una prova, insomma, poi qua ci sono già stati dei ragazzi anche dell'Est che, che cercavano di diventare tennisti, professionisti, no? Non, è, non, non ero il primo, quindi tramite lui... Sono arrivato, abbiamo fatto una prova, ci siamo trovati bene, la famiglia Pucci comunque mi ha raccolto nel modo migliore no, da lì è, partita, è partito tutto è partita la storia e Bon non so se hai notato c'è cioè anche l'intercalare piemontese Sì, è, è, bom è, è sì, e basta sì. Eh, è, è totalmente italiano praticamente no, italianissimo io ho anche presente il suo giuramento ti ricordi avrei in, in comune a Bra con la sindaca certo senti vogliamo, mh, vorrei farti parlare un po' della Davis Sì. Eh, cosa ne pensi? Eh, sei, sei amareggiato, credo. Beh, ma se è arrivato, anzi, io sono sorpreso perché sono arrivati, sono passati così tanti quattro anni per, per quello che è successo. Sappiamo che ho letto oggi, mi sembra, che il Cosmos è, ha portato in tribunale l'ITF, l'ITF viceversa porta il Cosmos, cioè, quindi si... Sì, si danno le colpe a vicenda, ma l'hanno del colpi salvati, ma era una cosa cioè, sicura in partenza che sarebbe finita così. Già il primo anno che abbiamo giocato a Madrid 2020 era il primo anno, noi da dietro le quinte della federazione ci dicevano ragazzi qua non so come facciano a sopravvivere. Cioè dalla federazione nostra. Ok. E, ma poi noi abbiamo votato assolutamente contro questa offerta qua che per, a parte il fattore in casa fuori casa che è quello che fa la Davis che certo. poi è bello io alla fine grazie alla Davis sono andato nei posti dicendo non ci andrei mai in quei posti là, ma, chi, ma chi ci va cioè anche adesso che okay, vado in Cile sì. certo, però è anche bello perché non... ma chi ci pensava di andare in Cile Certo. anche prima sono andato a Buenos Aires solo una volta per la Davis è l'unica volta che sono andato in Sud America e poi un'altra cosa importante per esempio Davis è un, una competizione cioè, meritocratica ma è il tennis in generale è uno sport allora mi spieghi la questione delle wildcard cos'è cioè, il Canada che ha vinto la Davis ma che aveva perso nelle qualifiche cioè, che storie dove, dove stiamo, cioè, dove, cosa stiamo guardando No, no, è vero, è vero. Primis, primis, secondis, noi. L'ultima volta che abbiamo giocato in casa era il marzo 2020. A febbraio 2023, giochiamo di nuovo fuori casa. Se ci qualifichiamo, giocheremo ovviamente da qualche parte città. Quindi passerebbero almeno quattro anni delle partite in casa. Prima smetto di giocare, prima di, di aver giocato in casa la volta dopo. E questa è la, una cosa importantissima perché lì l'ITF si contraddice da sola. Perché lo scopo dell'ITF, la popolarizzazione del tennis, lo sviluppo, eccetera, e noi specialmente in Kazakistan, che ma ovunque le partite del tennis si usano per questo, portano dei ragazzini dalle scuole, portano non so, i tifosi dalle altre vicinità, cambiano spesso la sede, giocano in varie città, e noi questo non, non ce l'abbiamo. Cioè, ragazzi, cioè, mh, veramente se tu pensi a un bambino che vede giocare la sua nazionale a sette anni, questo ha cioè, già 11 anni, questi non ci hanno mai giocato davanti. E esatto. poi c'è la Spagna che gioca in casa 8 volte di fila perché Cosmos è spagnola. Cioè, dai, diciamo le cose come, stia, come stanno. Quindi, c'è il fattore campo. Però è un fattore campo un po' strano. Diciamo. Per, per chi? Poi noi lo sappiamo come sono andate queste votazioni lì per far passare questa, cioè, lì. Altro che UEFA, scandalo, lì... Eh, sono arrivate voci, infatti, di, mm. di federazioni, diciamo, che erano particolarmente contente di votare sì. Ah beh, ovvio. Io sono d'accordo sul... cioè, sono contro questo... Scusa, scusa se ti interrompo, finisco. Fai, fai. E poi gli, spettato gli spettatori, quest'anno, l'anno scorso, abbiamo giocato a Glasgow. E prime due partite contro Olanda, contro gli Stati Uniti, 30 persone, ma letteralmente 30. E le partite dove gioca Fritz che è 10 del mondo, dove è contro Bubli che è 30. Nel doppio avevano solo dei numeri 1, vabbè, ma anche non prendiamo il doppio. Poi comunque l'Olanda, Van Zander, sul 26 del mondo, quindi sono delle partite da semi o finale di un 250 o i quarti dei, dei 500 nessuno a vedere l'ultima partita contro la Gran Bretagna che non contava niente per nessuno perché chi vinceva era il terzo nel gruppo era il pieno che era bello ma una partita che anche Murray che gioca in casa a Glasgow e ti dice io non so dove trovare le motivazioni di giocare questa partita che ti dice tutto diciamo che sicuramente si doveva fare qualcosa per cambiare la Davis ma non quello che è stato fatto ecco, no questo. poi poi Dicevano che non giocavano i top giocatori, ma poi ero lì a Glasgow, guardavo chi giocava, eh, erano sempre 10 sui primi 20 che giocavano, altri 10 non li giocavano. Senti Fede, se è arrivata qualche domanda, ok, altrimenti passerei sì. un attimo al discorso Australia. È arrivato qualcosa per, per chiedere a, a Andrei qual è stato il suo, il suo miglior match. Io immagino che col suo tennis ci siano state delle giornate in cui eh, spaccavi proprio la palla, che ti sentivi bene. Beh, ma sicuramente in, a Kuala Lumpur, che è un 2.50 nel 2010, all'epoca dove ho battuto Soderling, che era sì. 4, e poi Ferrer, eh, che era 5, non so, in 2-7, tutte e due, poi in Davis sono state parecchie partite, stessa con Bavrinca a Ginevra, o con Berdic ecco un altro primi 10 che mi sono scordato, fuori casa in Repubblica Ceca, con Goffando 10-10 al quinto. Quando oh. senti che stai bene in campo, no? Che eh, è una sensazione che mh, gli amatori come noi, come me e Ferrero, nonostante la demi vole, hanno, hanno provato in modo molto relativo. Eh, però quando, quando senti quella, quella sensazione appunto che, che ti riesce tutto, eh, hai una... avverti tipo una paura che, che possa finire da un momento all'altro? Oppure... Come, come la gestite voi? Io la gestivo che dicevo, oh, mi sento bene, oggi ci divertiamo. Eh? Cioè, mi sentivo <ride> di poter fare qualsiasi cosa sul campo. Cioè, ti senti veramente il padrone della situazione. Sì, a me capitava... Devo dire una cosa, Andrei, scusami. Eh, qual è il colpo di un giocatore che hai affrontato che ti ha impressionato di più? Non so, il servizio di Isner, di Karlovic, il diritto no. di, del potro, di Federer, c'è un colpo che, che veramente servizio diceva... di, ser, servizio Federer, sì. il Servizio di Federer, Il servizio di Federer? Interessante per... questa risposta. Spiegaci Beh. perché, perché spesso eh. è stato sottovalutato il servizio no, di Federer. No, assolutamente, anzi… Ma non da voi, i... I, diciamo dagli spettatori. Sì, più sì che certo. perché in tv si vede nel modo diverso e… Perché è stato l'unico giocatore Che quando ci ho giocato contro non, ti, non mi ha dato nessun riferimento E poi serve Forte e anche preciso Ma Serviva Di solito un giocatore ha Diciamo le zone preferite Tu guardi anche Nadal Per esempio non so, un 15-30 Mancino ti fa slice a uscire dritto dall'altra parte lo, sa be lo, lo fa benissimo Ovviamente Anche se lo sai è difficilissimo però, un po' lo sappiamo, tipo Djokovic anche, Federer è uno che, mi come mi serviva, non, non sapevo mai dove, dove andasse la palla, nella prima o nella seconda. Soprattutto la seconda, perché la seconda tutti tendono un po' a fare un chicco sul rovescio, caricare un po', no, lì proprio non sapevi dove sarebbe andata. Anche il lancio di palla è una, una risposta molto inflazionata, il lancio, il lancio di palla di Federer. Eh, sempre uguale, cioè. sempre uguale, poi lui come gira poi le spalle. Tu, alla fine, effettivamente, non vedi cioè, dove va a servire. Eh, ti chiedono eh, due domande: allora, il colpo che, che ti dà più gusto giocare quindi non, pe non penso che la domanda sia riferita soltanto a dritto rovescio o servizio, ma proprio una variante di un colpo che ne so, rovescio lungolinea. E, e poi ti chiedono. Uh, nella finale del Roland Garros, se ti è venuta voglia di strozzare simpaticamente il genio di Bublik <ride> beh, sul colpo direi dritto in sventaglio stretto è uno quello che ti dà ah, okay. un po' di soddisfazione. Quando ti giri, ti giri di dritto e tiri uno sventaglio che proprio col polso lo mandi là nel, nel rettangolo del servizio? E quello sì, quello quando ci sono quelle giornate sai che puoi fare qualsiasi cosa, e quello ti va. Ti va dentro 10 volte su 10. Io ricordo, e... scusa Andrea, una delle prime volte che ero venuto a vedere un tuo allenamento a braccia era Max e Pugi che aveva messo dei coni cioè sulla riga lunga, e alcuni verso il fondo campo e altri sempre più stretti verso la riga del servizio. E tu dovevi tirare questi sventagli di dritto. E al di là del fatto che ogni due dritti prendeva un cono, ma era anche la velocità del perché quello sventaglio, quello corto, soprattutto tu devi non puoi giocarlo forte più di tanto devi fare una traiettoria devi gestirla con la palla invece Andrei col dritto riusciva a tirare dei tram anche con, quel, anche con quella traiettoria corta e, e sono pochi i giocatori che, che sono in grado di, di fare un colpo del genere e adesso ti tocca dire di Bublik e di quel game 6-4-5-4 servizio Bublik per vincere Roland Garros eh lì sì vabbè ma... ci rido su perché comunque siamo arrivati lì anche grazie a lui eh, quindi... esatto Beh, quello bisogna comprenderlo. Poi è ovvio quando sei lì Dici caspita Ma è quello che lo sapevo Perché alla fine lui non, non, non è uno che regge bene la pressione Lo vedi anche in singolo Perché esce con ste smorzate O magari ti tira due prime Olmanico. di fila Perché vuole Finire la cosa subito E lì in quel momento ah, Si è fatta sentire Poi comunque anch'io ho sbagliato una volée Che magari potevo, potevo Giocarla meglio però un po' di tensione, un po' me la ricordo. Non me l'aspettavo. Cioè, 30 pari lui che sbaglia la prima, tira la seconda 2-10 sul rovescio. a una mano di Mahut che può, può veramente con la palla 9 volte, volte su 10. Vada veramente sei ancora lì in volo. Perché <ride> cioè, non te l'aspetti, o anche se l'aspetti, ma comunque è difficile. Rovescia una mano sulla terra a giocarla bene, cioè lui l'aveva tirata su di me, e... e tutto in un attimo. Poi 30-40, <ride> due prime fuori. Ha tirato Bubba, ah è... ha tirato un'altra prima, quando... a doppio fallo. Quando ho sbagliato la prima, sapevo già che la tira, e lì un po' me la sentivo che sarebbe arrivato il doppio fallo. Perché già è entrata prima, Quando, ho fatto, una una quando ho fatto il doppio fallo, io ho spento un attimo il microfono, mi sono girato verso Fabio Colangelo e ho detto è finita hanno perso e, e lui invece di dire no ha fatto così con la testa no, no, in, ma in quei frangenti poi abbiamo perso al, al Tyrec ma comunque anche nel terzo eravamo 2-1-15-40 potevamo andare subito sì. su, su, su del break però sì ovvio che era un po più difficile ma in quei frangenti cosa vi dite cioè mh, il tuo compagno che fa doppio fallo su un, su un punto importantissimo dopo eh... Non so, chiede scusa all'altro oppure è talmente arrabbiato con se stesso, insomma, che non si rende conto. L'altro cerca di rincuorarlo oppure ti gira un po'. Ma no, lì tanto entrambi capiscono che è un break dovuto all'attenzione pura, e lì ognuno la esce come... Come... come crede meglio che sia, cioè se non è un po'. Non lo so, sì, puoi incoraggiare dice vabbè dai, fa niente, vinciamo il time, qui però... Cioè, tutti sì. e due un po' percepiscono quel, quella sensazione che... che dici dice, era qui, però... Ora non è più qui e capisci che il match comincia a girarsi, è normale che sia. Se, una, se uno va giù come l'avversario, l'altro va su. Certo. Come morale. Ci chiede Valentina se qualcuno due schiaffi a Bublik negli spogliatori gli amadati. Per cosa? <ride> magari perché durante la partita si è comportato un po' così, insomma, ha fatto un po' troppo il, il circo, il cinema? Mm, eh, non lo so, prima c'era il padre che magari lo teneva un po' più in riga, ora non, non lo segue più, mi sa che. Adesso che... è diventato anche papà pubblico, giusto? Sì, sì. Ma mediamente i russi hanno i figli da giovani, come si faceva in Italia una volta, Medvedev. È vero, adesso lo fanno i cacciano, calciatori. Cacciano, non... eh, che calciano? Si è sposato qua da 18 anni. Si è sposato. È vero. Sì, è sì. vero sì. E, a tal proposito, nei giorni scorsi, colgo l'assist adesso di, di Federico, in un gruppo, un gruppo Whatsapp di amici appassionati di tennis, eccetera, eccetera. Uh, si parlava appunto di, di questo, cioè di chi ha la testa a posto uh, in quanto anche, grazie, insomma, a, ad un rapporto sentimentale, magari solido da tempo, uh, da giovane e chi invece non, 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 non lo è. Mm, L'esempio era ovviamente uh, Berrettini con uh, Melissa Satta, il gossip che è uscito, che è uscito adesso. È, è una cosa che Arrivo a te e ti chiedo: è una cosa che serve secondo te nella carriera di un tennista avere un rapporto mh, consolidato sin da giovani? Perché, comunque, la vita di un atleta, secondo me, è una vita che va a una velocità diversa rispetto, rispetto a quella di una persona normale, eh, un tennista come un calciatore. Tant'è appunto che sono tantissimi i casi di, di giocatori che, che si sposano presto, che, che fanno i figli presto, magari potrebbe essere un aiuto. Tu che ne pensi? A qualcuno sì, a qualcuno no. Eh, tennis, cioè, non, tipo, stavo per dire purtroppo no. Tennis è uno sport veramente particolare perché ci sono tanti, tanti varianti. E prima eh, tu hai a che fare con una persona e poi con un giocatore. Quindi, se quella persona lì è nel suo carattere è tutto in ordine, gli piaceva un po' la disciplina, lui rende meglio quando diciamo nella sua routine, allora sì, direi magari anche un, un rapporto continuo lo fa stare meglio, quindi se lo fa stare meglio, quindi rende meglio e alla fine fine fa bene per lui, c'è qualcun altro che magari esce la sera e se conosce una, diciamo, la conquista. Stracontento ti rende per un mese vince, cioè, cioè, va, emotivamente sta bene e rende di più. È, è così. È così. Se invece lo chiudi Quindi, in vogliamo, gaglia dobbiamo ricordare Marat Safin, cosa facevi in Australia con le Safinette eh, per, per dire. Cioè, se puoi... poi, puoi magari... ad esempio, Kirios oh, ha beh. messo la testa a posto, più o meno. Da, da quando sta con, con questa ragazza sembra molto più posato. Ecco, cioè, almeno eh. lui, lui mi dà proprio l'idea eh, di aver bisogno di, di qualcosa di esterno, come appunto mh, una relazione amorosa con una, con una ragazza, per stare più, più calmo, più concentrato. Ma ci sono Beh, altri sì, esempi come... sicuramente. Se ci fate caso, e Andrei questa cosa la sa centomila volte più di noi e meglio di noi, i tennisti sono soli, cioè il tennis è uno sport di grande solitudine, sono pochi quelli che si possono permettere di spostare la famiglia, gli amici, eh, i parenti, eh, tutto il team. E infatti uno dei profili Instagram secondo me più interessanti da seguire in questo senso, che è quello di Noah Rubin, eh, che fa vedere behind the racket, cioè cosa c'è dietro la racchetta. Eh, in tante occasioni mostra il lato B del tennis che noi spesso non vediamo e, e del quale tante volte ho parlato anche con Andrea in questi anni: cioè eh, la, eh, il fatto di gestire tutte le settimane eh, la depressione anche sull'agonistica. Eh, la solitudine, il cambio continuo di albergo, la, il viaggio il fuso orario, la sconfitta l'infortunio, i soldi la programmazione e infatti Noah Rubin raccontava che ci sono tanti giocatori anche di medio alto livello che per esempio bevono non bevono nel senso integratori cioè, è che è il classico atteggiamento de, 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 delle persone che hanno problemi, che non, non è facile quindi quando si parla di equilibrio, la fidanzata, la moglie la famiglia, cioè bisogna pensare che questi ragazzi vengono fiondati da una parte all'altra del mondo sono legati a risultati spesso veramente da essere falliti essere di successo manca un match, mai, negli slams riesci a fare un po' di strada, hai i soldi garantiti se fallisci match point nelle qualificazioni ti sei giocato a mezza stagione economicamente quindi, altro che equilibrio no Andrei, che ne dici? Certo, no, sono d'accordo sono d'accordo hai delle pressioni, hai varie pressioni, ma, ma su quello, sulle pressioni sono delle idee che tutti hanno delle pressioni, eh, come le gestisci, se tu le sai gestire, le gestisci bene, otterrai di più risultato, ma le pressioni ce le hai anche sul campo, ce le hai anche fuori dal campo. Eh. Quindi quello... Ti volevo ehm... chiedere una cosa, eh, sì. direi, visto che... Eh... Come sai è uscita questa serie su Netflix dedicata al tennis, Breakpoint, che però, se non abbiamo già anche detto qui su Gonzo, è dedicata più che altro ad avvicinare al tennis. Si è bloccato Ferrero. Comunque lei vista, eh, eh, vista qualche puntata? Io non ho guardato neanche un secondo, per okay. dico la verità. <ride> So che ho riuscita perché in Australia, mentre ero lì, c'era questo tappeto rosso. Lì. Ma, ma cos'è qua? E dice, eh, ma c'è la presentazione di, di questa roba. Cioè, vabbè. Ti giuro che non l'ho guardata e, e ti dico sinceramente, non so se la guarderò a sto punto. Cioè, Non, non dico a sto punto, ma non... non... Sì, quello, quello che diceva Ferrero è che sostanzialmente è una serie che, che l'appassionato vero non non Prende eh, serve più come, ah. come specchietto per, per attirare nuovi appassionati. Secondo me è un'ottima, è un'ottima un trovata a livello di marketing per, per il tennis. Ma come un po' è, è stato drive to survive della de, de Formula 1, che io ad esempio ho guardato con piacere. Ma perché le mie, le mie basi eh, di conoscenza della Formula 1 sono infinite, molto inferiori rispetto, rispetto a quelle del tennis? Quindi da profano mi ha, mi ha preso questa del tennis ho visto le prime due puntate insomma come diceva Ferrero no, quello che volevo dire è, è che invece c'era questa serie fatta in maniera amatoriale nei primi anni 2000 The Journeyman da parte di due giocatori di doppio di seconda fascia uno di questi era Mark Kyle che è passato alla storia per essere il giocatore più scarso da aver mai battuto Pete Sampras sull'erba tra l'altro e, e loro facevano veramente vedere la, la vita di chi ce l'aveva fatta, ma non così tanto e secondo me ci sarebbe anche tanto materiale adesso, andrei è vero per girare, diciamo, un B-movie del genere, cioè far vedere cosa succede non a chi sta coi milioni, ma a quelli che ti sembra che siano eh, realizzati, che magari sono 70, 80 eh, e che invece magari faticano, oppure che sono appena fuori dai primi 100 e, e potrebbero anche fare quello salto, non riescono e, e vivono veramente non dico di stenti, ma comunque sono, sono in difficoltà, sia economica sia psicologica, sicuro. Sicuramente, no. journeyman è un volevo dire, un grand movie in no, inglese. No, è ma è, è vero, è vero, per quanto possa essere triste, è, ma è così. Ma anche adesso se tu vedi un giocatore, magari gioca lì, si qualifica in uno Slam. No? Magari lo vedi sul centrale o sull'Eurosport invece poi questo qua torna a casa va a farsi un challenger si deve prendere un tre scali perché spende comunque 200 euro in meno un flixbus di 10 ore e eh, oh, è così ci sono due domande Beh, per non, Andrei non, non, non parlare dei future lì veramente andiamo, andiamo eh, la giungla sì. ci sono due domande per Andrei che mh, in particolar modo una eh, diciamo Entra con, nel merito di quello che stavamo dicendo, eh, ti chiedono come sono gli incassi nel doppio di oggi. Uh, allora, in qualità dei numeri, allora facciamo sempre paragone a qualcosa, no? Se dobbiamo paragonarlo. Se gli dico paragoniamolo a un impiegato, è ovvio che sono nettamente migliori. Eh. Dipende anche di, di quante spese hai. Questo, qui torniamo al discorso di cui si è parlato un secondo fa. Um, dalla mia esperienza, vi dico che se non giochi i Master 1000 e i, i Slam, e anche va, alcuni 500 non è che navighi nell'oro. No, non ti voglio chiedere quanto, quanto guadagno, ovviamente, ma vorrei chiederti una stagione quanto, quanto costa. La, 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 tua, la tua ultima stagione piena che hai giocato Quanto è costata? Eh, quasi 100.000 Ok Sì Per noi cioè, lì, Perché c'è la torre che viene Alla fine non dico full time Ma viene tante settimane e Viaggi Se giochi la TP viaggi parecchio Se fai l'Australia Poi vai magari appunto, in Sud America se giochi i challenge guadagni meno, ma viaggi anche meno. Non, è ovvio che non è che guadagni di più giocando i challenge, però la tua spesa effettiva un po' si riduce. E poi nei doppi, eh, ripeto, facciamo un esempio, un 2.50, far finale un 2.50, prendi 4.000 a testa. Mm. Se poi andiamo alla media delle tasse che si pagano, dipende dove lo fai. Fai che lo lo giochi in Francia, sono 15%. Poi togli le spese che hai avuto quella settimana, se hai già avuto allenatore appresso forse con 1000 euro te, te la sei cavata. Forse. Quindi poi sei... dipende da dove sei arrivato. Un conto io dal Piemonte che posso andare in macchina a Marsiglia, no? Ma certo. un giocatore magari prende l'aereo. Anzi, spesso prende l'aereo. E poi per le regole se perdi e magari devi andare all'altro torneo comunque stai un giorno, due giorni lì, l'hotel te lo paghi. E gli hotel nei ATP non, non sono da 50 euro, not, ma sono da 200. Sì, io comunque a Parigi, quando, negli anni in cui Eurosport ci mandava come Roland Garros, nei eh, bistrò intorno all'albergo che noi avevamo e che era anche l'albergo con alcuni giocatori, ho visto dei top 50 mangiare de delle robe... In posti veramente in cui ce la fassi della la croce, eh. quindi e lì non era una scelta, era, era probabilmente anche per risparmiare, quindi... certo. No, ma All'epoca si sentì. Io ho gio... Cos'era 2009 che primo turno contro Fognini a Melbourne perse pre... 9.000 euro. Io sì. mi ricordo du due biglietti in economy per me per Massimo allenatore erano 2.000 a testa, sono 4.000 più. Allenatore, più magari mangi e hai giocato lo slam, ora sono 70 in singolo, cioè andando lì, una roba spropositata. Poi in doppio, ovviamente sono molti, molti meno. Ma come ho detto prima, se non giochi i Master 1000, e gli slam, ma, ma basta guardare. Guarda il mio compagno Nedo, che è stato 60 tutto l'anno, l'anno scorso, non ha potuto giocare i Master 1000. E non ha potuto giocare i 500, solo il Basilea, l'ultimo che abbiamo fatto insieme, dalle quali abbiamo fatto la semifinale. Lui è lordo nell'anno, hanno avuto 120.000 dollari, quindi togliendo le tasse che le trattengono già lì dove giochiamo la, la, mm -hmm. la fonte, la, la media è più o meno il 20%, quindi sono i 90, so, 90 95000 mila dollari, che so, ok, fai 90 mila euro. La domanda, quanto hai speso per quell'anno lì. Eh. Quindi detrai quello. Ma anche se vai da solo, ok, te rimangono 50. Dici. Caspita, vabbè, ma 50.000 euro 50.000 euro sono 4.000 euro al mese. Tu comunque sei i primi 100 di, 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 di una cosa mondiale? Sì, di uno sport come il tennis. Poi, insomma, che è il secondo sport più, più... più pratico certo. al mondo. Non è, certo, non è il curling. Sì. Ovviamente sono bei soldi, cioè, dici che. Anche lì dipende. Cioè, una volta ne parlavo con Bruno Soares che, tra l'altro, mi sembra si sia ritirato lo scorso anno. L'ho visto alla formazione azione del, del TP Finance Torino. Mi diceva, ovviamente, dipende anche in che mercato vivi, in che mondo vivi. Eh, nella Steppa con 4.000 euro vai il signore, eh, a Berlino, a New York, forse anche a Milano. No, <ride> purtroppo sì. Quindi... <ride> Vero. Certo, eh, vero. è vero, però qualcosa. lui... Giusto, lui magari dice: Ok, dal Brasile costa meno, ma ricordati che per arrivare a giocare in Francia dal Brasile quanti aerei prendi? Eh, certo. e, e quindi non è che dici: Ok, torno a casa, ho perso, torno a casa tre giorni. No, stai lì, ovviamente hai più ma, spese. Senti, nessuno ha mai proposto all'ATP di provare a stringere degli accordi proprio per far sì che i viaggi dei giocatori siano meno onerosi del... del sono dei bonus, piglia, qualcosa, no, perché alla fine, come uno sport individuale, cioè, decidi te come viaggiare, nessuno ti vieta. Tu puoi viaggiare in aereo privato, come in, in nave, se vuoi. Cioè, come fai a sì, è vero, però alla fine, forse tra le ingiustizie del tennis, che sono già tante. In partenza, una delle più gravi, a mio modo di vedere, almeno è il giocatore che non può andare a giocare un torneo, perché non si può permettere il viaggio. Beh, ora non si arriva se... no, okay. più a quel, a quel punto. Però Nel ci sono alcuni che programmano e dicono se io non faccio almeno quarti ad Adelaide e non mi qualifico, forse vado sotto, boh, magari faccio un'altra scelta. No, allora, diciamo che chi va ad Adelaide gioca le quali a Melbourne e lì sono già bei premi. Gli slam ormai ti, fa, ti, ti, ti fanno stare tranquilli tutto l'anno, eh. anche se giochi solo le qualifiche. Addirittura. E altri tornei sì 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 ora il primo turno australiano Open presentarsi cosa sono 25.000 dollari australiani sì, sono 20.000 sì, euro esatto si torna ai 20.000 esatto 20.000 cioè mm -hmm. era il doppio del, eh, in quale quindi se tu giochi quattro volte le qualifiche eh, più magari fai qualche turno 100 120 ok ma allora togliamo lo slam diciamo i giocatori che sono un po' lì che, che navigano che galleggiano eh, il fatto di dire, io ricordo Lorenzi, se non sbaglio, mi diceva che alcuni anni della sua carriera aveva appunto dovuto decidere un po' dove muoversi, no? qua sulla terra posso fare più punti, qua magari un po' meno, non so se rischiare le quali da questa parte perché magari rischio di, di, di perderci dei soldi, cioè eh, quantomeno rendere più accessibile il torneo a, al giocatore. Poi è vero che ormai le cose si stanno più standardizzando perché, ad esempio, gli slam, sempre nelle quali sei un pazza non andarci, però comunque rimane il fatto che il, il vo, credo che sia l, lo spostamento o la spesa di gran lunga più che incide eh, nel, nel budget di un giocatore sì la spesa o, o l'allenatore se ce l'hai eh no. se Anzi, ti passiamo fede all'Australia no, finisci finisci Andrei no no l'allenatore anche di più perché mm. c'è cioè, cioè lo stipendio se, se non dividi la camera con lui ma che spesso ovviamente la dividi cioè, comunque il costo Viaggio per lui, lo stipendio suo ti pesa? Okay. Lo dicevo, se non ci sono altre domande, passiamo un attimo all'Australia, anche perché il tempo sta, sta volando, visto che Andrei c'è stato e c'è una sua connazionale in finale. Sì, eh, lo dicevamo prima, prima insomma, della, del live, che, che ribaghina in finale: in finale per. Secondo, il secondo slam, dopo, dopo Wimbledon, che ha vinto e affronterà la Sabalenka. Questo ci dà il gancio per parlare del tennis in Kazakistan Sì, Andrei, ehm, cioè è, un, è una realtà che ormai si è consolidata dopo, dopo parecchi anni. No? Poi avete un presidente che è un super appassionato di tennis, oltre che diciamo, non proprio un cassi integrato, Nur Sultan Nazarbayev, e. Eh, 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 e, e Bulat Utemuratov è, è questo, questo banchiere no? che, è, che è stato diciamo, investito di questa missione di rendere il Kazakistan una potenza del tennis. Sì, lui è il nostro presidente della federazione, eh, il signor Bulat. Eh, sì, lui l'uomo d'affari, è ricco, non ha problemi. e eh, è malato di tennis in, buona, cioè in buon senso la parola. Ma è quello gli fa solo il credito perché non è il classico presidente della federazione che magari fa solo l'ufficio e basta. Cioè lui è al corrente di tutto: sa che una ragazzina sui so, 12 anni che si allena con questo, che fa quello, cioè è al corrente, tiene sempre la situazione sotto mano. Poi è anche nel board dell'ITF da, da un anno, credo, tipo il vice. Il direttore, lì vicepresidente, non lo so, nel borgo. Sì, lui dal 2008 che tira su il tennis nel paese, lo tira su sì con noi, che allora, la presentiamo in giro, ma il ma maggior lavoro che si fa è su sull infrastrutture, sulla crescita dei, dei livelli degli allenatori locali. Lo sviluppo dei, dei bambini, che poi crescono giocatori in loco e più giocatori, cioè quello è il lavoro principale. Ok. Senti, eh, nei primi anni c'è stata anche un po' di polemica riguardo al fatto che il Kazakistan è una nazione che sostanzialmente è stata fatta prendendo giocatori dal, dalle repubbliche vicine. No? Io mi ricordo che tu su questa cosa non eri proprio d'accordo, ci vuoi spiegare il, il tuo punto di vista? Mi interessa molto. Ma, ma il mio punto di vista è molto semplice. Allora, vabbè, intanto, io quando sono nato, era ancora Unione Sovietica. È un po' come capitava la vecchia Jugoslavia. Cioè, io cioè, ho giocato contro Dodic, Ivan Dodic anche in singolo. Che giocava per la Bosnia, poi gioca per la Croazia. Poi lui è croato, bosniaco, Ma lì sono tutti mischiati. Cioè, non tutti, ma tanti sono mischiati. e quindi già il fatto di passare a rappresentare un altro paese dopo è un, è un po' più semplice anche dal punto di vista burocratico poi con la Russia e Kazakhstan hanno degli accordi privilegiati e poi secondo me ok quanti siamo stati? Dieci? per mm -hmm. dire e comunque vai a giocare se, se lo vuoi chiamare così sì per un paese altro ma comunque dove si parla la tua lingua e comunque qualche anno fa era un unico paese e poi sono i giocatori, beh, quanti sudamericani hanno giocato per l'Italia solo perché c'erano i nonni immigrati da cent'anni? Cioè, perché loro va bene, noi no? Alla fine, per giocare per un paese ci vuole il passaporto, ci vuole la cittadinanza, se tu ce l'hai, puoi giocare, come l'hai ottenuta? Ah, scusa, cioè, non è una cosa che ti riguarda alla fine. Sì, è vero, tu mi puoi dire, vabbè, ma lì allora ne prendono tutti. Lo fanno, Però non è così, perché non è che puoi prendere la città in un paese così, non te la fanno in un giorno. Ormai ci sono delle leggi che possono essere seguite, possono essere velocizzate, così come in tutti i paesi del mondo, ma non è che salti dei, dei vari step. Quindi, non vedo il motivo perché un ragazzo sudamericano che non parla manco l'italiano, non sa nemmeno quante regioni ha l'Italia magari mai stato in Italia, ha il passaporto perché c'è il bisnonno immigrato, può giocare per l'Italia senza nessun problema, tranquillo, non è che lo insultano, tra virgolette, è per dire noi no. Sì, eh. sì, io sono d'accordo, adesso ad esempio... Che, eh... poi va, che poi va bene, io sono contento, piuttosto anche, io lo so che la FIT aiutava parecchio ragazzi, ma... Va molto bene perché piuttosto, sti ragazzi che magari si perdono per strada, che non hanno, non hanno aiuto. Ma va benissimo. Anzi, dovrebbe essere così, per carità, però, c'è un po' di ipocrisia su quello. Dice, Ok. Eh... Dire... L'Italia ha avuto due casi: allora, c'era Gianni Cuccelli che in realtà si chiama Cucel con la K e che era istriano, ma parliamo veramente della preistoria del tennis. E Martin Mulligan, che è stato un campione australiano degli anni 60, quando poi prese la cittadinanza italiana, lo chiamavano Martino Mulligano. <ride> Beh, adesso c'è certo. Paolo Banchero che è il prossimo fenomeno dell'NBA, prima scelta al draft, eccetera, eccetera che la federazione sta cercando in tutti i modi di, di farlo giocare per la, per la nazionale italiana e probabilmente ci riuscirà con tanto di spedizioni del CT in America mentre, mentre questo gioca in NBA e, ed è un ragazzo che è nato a Seattle, cresciuto a Seattle, non parla una parola di italiano, non è mai stato in Italia e probabilmente giocherà per, per la nazionale italiana. Per me questo qua è totalmente assurdo, così come tanti eh, giocatori. Secondo me la questione... Culturale che diceva Andrei è giusta: cioè, sì, sì. se Andrei va a giocare per il Venezuela, dico: Vabbè, ok, però cioè, la prendiamo un po' da lontano eh, nel senso che trovami i legami col Venezuela di Andrei. Uh, invece, per una repubblica confinante, posso anche capirlo: posso sì, anche sì, capirlo. siamo, siamo sì, ma poi, poi, poi la cosa che mi ha fatto sorprendere. Nessuno si, è mai osa cioè, nessuno si è mai posto la domanda ok ma gioca lì ma magari mia nonna è di lì nessuno si è mai fatto la domanda invece quando un uh, italiano che gioca per l'italia e l'italiano solo perché c'è il nonno italiano immigrato per carità i parenti ma non perché è, è nato qui è cresciuto è vissuto eccetera eccetera nessuno si fa delle domande invece noi Proprio etichettati, Ok venduti Comprati Qua Nessuno si è mai fatto la domanda okay. Scato sì, dici qualcosa ora, di Aspetta finisco. Scato sì. Questo qua Che è 130 Sì Lui si sì, è okay. giocato per la Russia Ma lui è nato in Kazakistan A Petropavlovsk È nato lì All'età di due anni Si era trasferito in Russia Perché i suoi genitori il suo, il suo padre giocava hockey, Non so Insomma uno sportivo okay. eh, Ora è tornato già Per il Kazakhstan, Ma è nato lì uno nativo alla fine. Sì, diciamo che generalizzare Ma... non è mai un'ottima un medicina, anzi. No, certo. Ti volevo chiedere di ribachina, quindi. Cioè, se vince il torneo, cosa le fanno? Le intitolano una città in Kazakistan. Beh, ha già vinto Wimbledon, quindi più di così. <ride> Però, cavolo, cioè, si candida a diventare, almeno da quello che si dice in questi giorni, una delle plurivincitrici slam. Cioè, davanti ci sono abbastanza delle praterie. Eh, sentivo stamattina Wielander dire secondo me questa ragazza farà almeno 10-15 finali slam prossimamente vabbè ma prima di spararle così grosse bisogna anche sapere il caso un po' da dentro eh, è cioè, facile mm. dire eh, potenziale ce l'ha poi il bello che lei ha 23 anni 24 anni ma è ancora una ragazzina dentro che un po' ha i margini di miglioramento tanti, tanti margini e per te poi ce come come vincerà per te la finale? Non lo so perché con la e Casabalen. mi sembra che abbia sempre perso prima 3 sì, sì. volte tre, tre. Tre, tre, tre partite lottate, ma sempre perso. Sai, è cioè, una finale eh, per Ma l'anno scorso prima non si prima. sono affrontate. Secondo me, in questo momento, ribachina potrebbe avere qualcosa in più. Più che altro, finale slam è un altro sport, no? Eh, eh sì, lì le emozioni. Speriamo che il Wimbledon le possa dare una mano in quello. Senti, invece passando al maschile, mm, io e Ferrero abbiamo fatto dei pronostici mm, una settimana fa, forse meno. E io avevo dato Tsitsipas e Ferrero invece aveva dato, un po' banalotto, aveva dato Djokovic, Djokovic. e <ride> Quindi siamo, siamo entrambi in corsa. E molto volta, cosa dovevo dire, Carbaglies Baena? Eh, no, però potevi inventare qualcosa, so. cacciano. E no. quindi siamo entrambi in corsa. E molto verosimilmente sarà la finale, quella tra Djokovic e Zizipas. Secondo me, la, la migliore possibile, anche, anche prima dell'inizio del torneo. Non solo al torneo in corso. E cosa ne pensi, te? Chi vince? Sì, prima di tutto, volevo chiederti le condizioni quest'anno in Australia, ah, I campi e palle. Soprattutto le palle disastrose, quest'anno eh, veramente. Vero. Ma sono perché poi è strano perché le danno per me la miglior palla e rimarrà la miglior palla a prescindere. E Che è successo? E a volte, a volte ma, eh, lo sai, magari bisogna vedere la fonte, la fabbrica, avranno sbagliato qualcosa. No. Dopo tre game, diventavano gatti morti praticamente, non <ride> cioè, andavano avanti, cioè, cioè che si gonfiano. Non... Sì. Erano vuote, cioè non, non... quindi teoricamente con, questo, con, con queste palle diventa sempre più imbattibile. Djokovic gioco no? In teoria Sì, In teoria i campi i rapidi, ma dopo Adelaide erano più lenti. Adelaide era ghiaccio proprio. E... Bisogna vedere poi se farà caldo o no. Anche quello fa, e se però la finale. Sì, che giocano passport, loro sì. due. Secondo me, Djokovic c'è proprio una missione australiana pura. Cioè, lui ovviamente vuole. Dopo i fatti dell'anno scorso, far vedere a tutti, ma, ma anche a se stesso, che cioè, lui può, se vuole, può. Se Hai sentito fare, che... È... che forse non lo fanno giocare in Diawes e Miami, per questione vaccino, quest'anno? Sì, fino al 10 di aprile hanno esteso gli Stati Uniti. Che a me fa strano, perché ormai tutti l'hanno tolto. Ma anche l'Australia, anche lì, cioè su, que su questa faccenda, c'è un'ipocrisia. Un ma ma da, da non finire. Per dirti: tu lo sai, che dal primo di febbraio 2022, qualsiasi persona poteva andare in Australia, vaccinato e non. Cioè. come vuoi. Quindi. Un Giocovic un il 30 di gennaio non può entrare in Australia perché è bannato, non è vaccinato. Due giorni dopo può. Sì, Se sì, l'Australia sì. Open fosse giocato a febbraio, come è stato durante il Covid, che l'hanno spostato, di qualche settimana, lui avrebbe potuto giocare. Ma allora, senti, parliamoci chiaro: è ovvio che quella dell'anno scorso di Giocovic è stata una vicenda politica e non sanitaria. L'idea che Djokovic potesse rappresentare un rischio per la salute pubblica era ridicola. Eh, infatti, poi è venuto fuori che era una questione proprio soltanto eminentemente politica. Cioè, Djokovic, secondo le autorità australiane, rappresentava un cattivo esempio per la gente che era stata 15 mesi in lockdown, che non poteva mettere il naso fuori casa, che non ha potuto vedere i parenti rientrare da fuori dall'Australia per più di un anno e lui agli occhi dei governanti australiani si è fatto beffe di tutto questo dicendo no non interessa se mi date un'esenzione io vengo poi se questa esenzione sia arrivata con un covid vero o non vero questo è rimasto in dubbio perché non si è mai capito bene però insomma anche qui tu parlavi di ipocrisia andrei quanti giocatori si sono vaccinati veramente quanti giocatori hanno detto di essersi vaccinati anche qua punto interrogativo perché in certi paesi come dicevi tu, ci sono posti in cui la cittadinanza lo tieni più facilmente, siamo tutti adulti. Ci sono anche posti del mondo in cui un certificato lo tieni più facilmente che, che non in altri. Quindi, anche su questo, direi che ci certo. sono delle questioni aperte. Lo certo, scorso anno se l'è cercata l'esclusione, ci ha messo del suo uh, per farsi di, di essere escluso dall'Australian Open. però ad esempio di uh, US Open è assurdo non, non farlo partecipare secondo me sì ma poi anche lì il discorso Lo so come va in, negli Stati Uniti, cioè tu lo mostri al check-in, te lo chiedono al check-in quindi se tu fai un volo Milano-New York tu al check-in è, è il lavoro del, di chi sta lì, di controllare i documenti se hai il visto, se hai il certificato poi quando arrivi là nessuno ti controlla niente, non controllano mai il certificato di vaccinazione all'arrivo negli Stati Uniti, lo controllano alla partenza e attenzione io sono trivaccinato sono contento di esserlo e credo che il vaccino non credo però lo devo dire io il vaccino è stata un'arma formidabile contro il covid e a me dispiace che un giocatore come Djokovic volontariamente o meno ha comunque rappresentato un'idea alternativa che magari ha convinto qualcuno che di quel vaccino aveva bisogno a farne a meno eh, perché è ovvio che Djokovic è un super atleta è giovane col covid salvo forse la prima versione rischiava poco o nulla eh, però invece il vaccino è stata un'arma formidabile per, per salvare vite in tutto il mondo, tra i fragili, tra gli anziani soprattutto, quindi eh, in nessun modo vorrei che la, quelle parole che ho detto suonassero come un'approvazione delle, delle scelte di Djokovic, che rimangono personali, però effettivamente, ecco per esempio, io non ho nessun problema a dire che se non lo fanno giocare quest'anno in New West e Miami non, non ha nessun senso. Vabbè, certo proprio. perché ormai, ormai cioè, Si sa come stanno le cose Ma anche quello Però ripeto Lui non aveva mai detto Di essere contro vaccino Come eh, il fatto in sé ci cioè, ha detto io non mi vaccino Perché è il mio corpo E faccio quello che voglio Lo so Andrei Dai. però Tu sai che un, un giocatore che ha il suo seguito Che che tra l'altro ha anche uno stile di vita improntato alla, alla ricerca continua della perfezione fisica, della salute, dell'alimentazione. Del, eh, io posso capire che ci siano persone influenzabili che ammirano Djokovic per quello che fa in campo e dicono, beh, se Djokovic non si vaccina, tra i suoi buoni motivi, eh, allora magari non mi vaccino neanche io. Io penso che questo, una persona così famosa lo possa anche tenere in considerazione. Sì, però non è colpa sua se l'altra persona la comprende in quel modo lì lui non ha mai detto no non vaccinatevi sono contro e non si sa cosa vi mettono dentro detto, io non lo faccio perché appunto per quello che hai appena detto se tu eh, però, lo, se, eh, se tu lo ascolti e tu dici eh, ma lui è contro vaccini eccetera non mi vaccino anch'io è problema tuo che tu l'hai capito così secondo lo me. so però Pensa eh, scusa, è, dice... è, come, è come io dicessi di Federico ma Federico non so cioè a me non sembra non so una persona buona per dirti no? Mm. cioè o ti dico una cosa però io dico a me non ha affetto niente e tu lo capisci che no quello lì oh, magari ti, ti, ti può strozzare no no non ci vado a parlare con lui cioè e, e se l'hai percepito così non ti ho mica detto in quel momento non lo so però mm. per esempio Giocovic per me è il ritratto del, de, dell'efficienza fisica no? Okay. Sì. Io poi ormai c'è una certa età e mi faccio influenzare il giusto, spero poco o nulla, ma se sento Djokovic che mi racconta come mangia, cosa mangia, cosa esclusa dalla sua alimentazione, ti dirò che la tentazione di provare quello che ha fatto lui a me viene, perché l'associazione mentale, anche se non è corretta, è «Cavolo, Djokovic per diventare Superman?» ha tolto i latticini, il glutine, si fa i frullati di verdure verdi, eh, si beve l'acqua tiepida con il limone, con le gocce d'argento al mattino. Lo faccio anch'io. Poi è ovvio che quello che bisognerebbe tenere in considerazione è che Djokovic ha dei geni un po' particolari, tanto per iniziare, e che ha, si è allenato fin da ragazzino una quantità di ore che una persona normale non potrebbe consumare in 100 vite. Però comunque diciamo che uno può dire vabbè, proviamo la dieta di Djokovic, perché intanto... Per lui ha funzionato e l'ha fatto diventare così quindi c'è anche questo aspetto. A volte bisogna anche ricordarsi a chi ci si rivolge, non è che si siano tutti scienziati e tutti premi Nobel ok nel libro di Agassi dice che si è fatto di, di, di droga. Tu vai adesso ah. a drogarti? No, ma lui non ha detto, l'ho fatto e ne sono felice lui ha detto l'ho fatto e ho fatto una cazzata o oh, Armstrong che è uscito ha vinto quanti tour de poi ha detto che Cioè, adesso dice, ok cosa faccio Lo vado e lo seguo secondo me devi comunque usare la tua testa sempre cioè a prescindere da quello che ha detto l'altro Esatto, perché se, perché se no eh... Beh, diventa così è troppo facile però purtroppo la... alla gente è più facile credere dice ok oh, lui ha detto che okay, io lo provo detto, aspetta ma perché lui ha detto perché lui mangia così? Eh? Alla fine, devi, devi, secondo me, ogni persona deve un po' analizzare, eh, analizzare un po' più a, pro, a profondo. Andrea e io, tra l'altro, siamo usi in queste cene macrobiotiche vegane quando siamo ad Alba o a Bra, dove devi Sicuro. sapere Fede che, sì, sì, <ride> sì, che andiamo in queste trattorie, only vegan, dove tofu, seitan, <ride> no, no acqua soia. No. Tu, Fede, non sei vegano? Eh. No, figurati. No, lui si sta scherzando perché okay. noi siamo ah, okay. qua a volte ci vediamo e Mamma mia, oh, ci, okay. ci, sfond beh, ci sfondiamo di Ci dedichiamo di alla tutta. sala cucina piemontese. Ne è passato esatto, un brivido. Sì. No, okay, no, sì. Siete dei bonsai e ho saputo che, che Andrei è un grande appassionato di vino, visto, visto <ride> che, la, che la zona, insomma, lo eh, beh, sì, dei zoni, cioè i rossi piemontesi Secondo me cioè non sono per così quando... famosi ancora come dovrebbero essere, mettiamolo così. È vero, rispetto alla Francia siamo ancora molto indietro. Adesso che vai in Cile, per esempio, ecco, tra i motivi per andare in Cile fanno degli splendidi Cabernet Sauvignon, per esempio. Eh, lo so, però ricordi che è vero che ormai gioco solo il doppio, però non è che posso… Posso bere le bottiglie ogni <ride> tutti i giorni Eppure mi sembra che quando avete vinto in Davis l'anno scorso un po' di festa l'abbiate fatta o sbaglio? Ho visto un paio di foto di bottiglie allora, che mi hanno fatto vincere. Quando hanno vinto, eh, però. Que... Eh, quello infatti ci sta. Post vittoria ci sta. Ci sta. È pre match eh, eh, che, non, che non va bene. Eh, no, dico prima giochi, poi festeggi. Festeggi e esatto. poi giochi. Esatto. Qual è il quello tuo lo faceva pre... solo Safin e riusciva a vincere lo stesso. Qual è il tuo vino preferito? <ride> Eh, barolo direi ma eh, eh. no, ci mancherà no, quello, no, quello è, non è il mi, vino mi quello, suona... è quello è l'arte quello è l'arte l'ho mandato ieri il messaggio a federico questo non è il vino è l'arte <ride> sono andato con mia moglie a sì, mangiare abbiamo bevuto un barolo di, 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 dei mille baroli che ci sono qua quindi sì. mm. ehm, va bene diciamo che abbiamo toccato quasi, quasi tutti i temi che, che volevamo toccare. Sì, sì tra l'altro ragazzi vi devo salutare perché ho il telefono che secondo me fra due minuti e... mi muore. Ok, <ride> va bene Andrea. va bene, senti Io... Andrea. Ti ringraziamo sì, grazie per... Grazie mille. Grazie a voi, Andrei. grazie a voi ragazzi. Ci vediamo presto. Spero a che, sper che tornerai a farci compagnia qua su Gonzo Tennis. Mm. Va bene. Una grazie. bella bottiglia. Ti facciamo la, la diretta da casa mia con, con una bella boccia di Barolo ci stai? c'è una pubblicità occulta però prima andiamo dalla, dalla cantina e ce la facciamo dare anzi due eh. no no ci, <ride> ci, ci pagano non è che ce la facciamo dare ci ah, pagano sì. e è il placement no? noi mettiamo certo product placement esatto product okay. placement sì <ride> ciao Andrei Grazie. ciao ragazzi ciao Andrei ciao, ciao ciao ragazzi ci vediamo penso sabato Ferrero? Yes, ci vediamo sabato e io volevo ricordare agli amici che sono stati così gentili da, da rammentarmelo che oggi è il 26 gennaio ed è l'anniversario della mia unica e ultima, giuro, lacrima tennistica in, in diretta televisiva. Ah, è vero? O oggi, perché eh, è... sono, sono passati sei anni dalla semifinale tra, tra Federer e Bavrinka, quando, sì. quando appunto Federer vinse in 5-7 e tornò in finale dopo. Una finale totalmente inaspettata. Un torneo totalmente inaspettato. E il Buon Ferrero si lascia. A... Wimbledon 2012 che non vinceva uno Slam. E il Buon Ferrero si, la... si lasciava andare a... a una commozione, ma, giusto? ma due secondi. Tra l'altro, sai quelle cose che tu non ti rendi neanche conto di aver detto. Io ero convinto di averla pensata quella frase. Non di averla detta, cioè quando adesso era. Oddio, mi viene da piangere. Beh, però non sei pentito, All... no? Mm, sì, e no. Perché? Cioè no perché una volta tanto non ho trattenuto un'emozione e, e vabbè e quindi, e quindi va bene, era una cosa che avevo dentro e, ed è uscita. Eh, no perché comunque nei giorni successivi eh, mi sono arrivate un sacco di richieste di, di essere ospite in trasmissione radio e anche televisive, anche quelli che è il calcio, se non ricordo male, eh, però avevo deciso di non andare perché... L'idea dopo tanti anni di telecrona di diventare di essere conosciuto dal pubblico, magari non di appassionati, come il teleconista che si commuove, cioè, mi sembrava di essere un po', so, la, la Madonnina di Civita Vecchia che, che, che lacrima! Anche no, anche perché appunto, è una cosa che per me io non avrei mai pensato che, che potesse capitarmi in diretta. È successo va bene, ma, ma non, cioè, no, non, non farne un marchio, magari. Ecco. Questo... Però comunque è una partita che porterà nel cuore, no? immagino. Sì, ma e ti dirò con tutto il rispetto del mondo anche per Vavrinka. A me Vavrinka è sempre piaciuto un sacco come giocatore, meno come atteggiamento in campo, soprattutto nei primi anni. Io ricordo a Carlo un anno ero lì a vedere la partita tra Vavrinka e Safin, giovane Vavrinka e Safin. A un certo punto Safin sbaglia un dritto facile, Vavrinka gli fa il pugnetto, gli grida alle, lui va a rete, lo guarda proprio con, con due spilli al posto degli occhi e gli dice alle what? alle WOT e va brinca di lì poi se ne è stato zitto cioè poi è, si è anche un po' diciamo dato un, una norma una regola negli anni eh, e quindi anche da questo punto di vista mi è piaciuto di più eh, però in quel momento cioè, era davvero incredibile pensare che Federer dopo gli ultimi sei mesi del 2016 potesse tornare a quei livelli e, e vabbè, poi ovviamente non sapevo come sarebbe andata a finire la finale eh, la cosa è stata ancora più speciale l'aspettavi una vittoria? no, no. no non no, prima non perdesse. prima del torneo eh dico prima della finale no 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 no, no. Sì, sì. io ho convinto perdesse la sera prima della finale eh, ho scritto un, un whatsapp a Ivan Dubicic che tra l'altro ho convinto non mi rispondesse perché stava dall'altra parte del mondo era la sera prima della finale non è che viene a rispondere al mio messaggio e lui mi come va? e lui bene e, 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 la frase era del tipo: Ma, ma Roger eh, sta bene, ci crede? Eh, e lui mi rispose: eh, Io ci credo, adesso devo fare in modo che ci creda anche lui. E, e così poi è stato perché, da, da quello che poi eh, ha raccontato, lui aveva detto a Federer: Tu primo, non devi giocare contro Nadal, ma devi giocare contro la palla, cioè ti viene incontro la palla, non Nadal. Quindi tu gioca con la palla, non contro Nadal. Secondo, tu devi giocarla per vincerla alla lunga distanza. Cioè, quindi aveva anche previsto che sarebbe stata una lotta probabilmente al quinto set. E siccome nel 2009 il quinto set gli era stato fatale con Nadal, come gli era stato fatale nella finale di Wimbledon nel 2008, e allora insomma, Ivan ci ha sempre visto lungo più di quasi tutti, quindi aveva già, aveva già capito. E lì ha fatto il suo. Cioè il capolavoro l'ha fatto Federer. Però come direttore d'orchestra c'era Ivan, indubbiamente. Sì, Quando quindi... è andato sotto di un break al quinto, zero chance poi, sinceramente. Sì, esatto, esatto. E invece gli ultimi cinque game sono stati tra i più straordinari che Federer abbia mai giocato. Sì, per me era del tutto impensabile, prima del torneo, che, che arrivasse così lontano e, e anche il giorno della finale, che, che potesse anche solo pensare di vincerla è stato un torneo clamoroso mamma mia, un torneo pazzesco Sì, Fede, forse, forse il più bello dirò... degli ultimi oh. anzi dico che secondo me è il più bello di tutti quelli che ho visto io partite, partite incredibili di quelli che ho commentato sicuramente di quelli che ho visto dove pensarci un attimo, sono stati Wimbledon nel 91 per esempio, è stato un torneo eccezionale eh, ah. sei mesi eh, com'è? Eh, avevo sei mesi a Wimbledon nel 91 eh, vabbè eh, c'è il film ufficiale se vuoi vedere <ride> eh, no eh, ecco una cosa che non viene spesso ricordata ma che secondo me è giusto appuntarsi è che in quella Australian Open Djokovic non c'è stava è vero come mai? era eh, infortunato? Avevo totalmente rimosso. Perché tutti parlano Federer Nadal, Federer Nadal e Djokovic. Sì, poi eh, ritornando, ritornando a prima, quello che non abbiamo detto è che. No, forse ho, non inf ho infortunato a, Guarda, un attimo di, di vuoto. Se, perché secondo... appunto, forse non forse ha, perso ha perso presto. Secondo me ha perso. Ma possibile eh, quella con Istomin? Con i perché allora nel 2018 con Chung, giusto? Sì, 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 che è l'ultima sconfitta. Nel 2017 allora i Stomin. quando tipo, il primo game è durato un quarto d'ora, vedi che è la vecchiaia, poi mi si aprono i cassetti. Il primo game è durato un quarto d'ora, si vanno a sedere e Djokovic fa i Stomin. Senti, facciamo subito un tiebreak, break, <ride> così la, la risolviamo. Sì, sì, era quella con i perse, no, l'ho controllato adesso, perse okay. 6-4 al quinto. Per... Comunque era al Djokovic che non stava bene. Sì, sì, sì. Però ecco, comunque dicevo tornando al discorso di prima del, del Covid, in senso un po' più ampio. Ehm, non credi che, che abbia modificato la storia del tennis? Perché per me sì. Cioè mh, visto ha modificato che c'è la storia del mondo, figurati se non ha modificato quella del tennis. Dice il relativo. Però visto che c'è questa corsa all'eccellenza con uh, questo duello testa a testa tra Djokovic, Federer, Nadal, e qualcosa è stato tolto. Poi, come ho detto prima, secondo me è giusto, comunque eh, ho capito quello che, che tu stavi cercando di spiegare a, ad Andrei, che mm. mh, era sbagliato farlo giocare in Australia, per, per il messaggio che davi, per... Uh, per la situazione che comunque c'era al tempo, mentre, mentre secondo me è una decisione folle non farlo giocare eh, gli ultimi US Open e poi non so adesso cosa accadrà se, se gli faranno saltare qualche, qualche altro slam. A ogni modo hanno, hanno tolto a Djokovic la possibilità di incrementare quel bottino che adesso, giocando sul testa a testa, è, è importante. Non c'è dubbio, non, non c'è dubbio, però eh, che, lì, che, che cosa ci puoi fare? Eh, eh, mi è capitato spesso di pensarlo, eh, tra l'altro quando st questa stessa questione è stata posta ad altri giocatori, per esempio ricordo una volta Nadal chiede una risposta di questo genere, lui disse ok però primo sono scelte personali, secondo diciamo, gli incidenti di percorso capitano a tutti, e per esempio io, diceva Raffa, sono stato il più infortunato di tutti. Ho perso tantissime occasioni di vincitore dello Slam, o perché non ci ho potuto giocare perché stavo male, o perché ci sono arrivato e mi sono infortunato. In Australia, per esempio, è successo più la prima volta. E quindi dice, alla fine, tutto sommato, le cose si equilibrano. Io su questo ragionamento sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che Djokovic non è impossibilitato fisicamente a giocare, era impossibilitato politicamente, sì, anche perché quella, quella di, due cose di, no, di non poter giocare per un infortunio può tra virgolette essere anche una colpa, no? Del giocatore, cioè. diciamo che. Ce ne sono alcuni più fortunati, altri decisamente più sfortunati, però effettivamente gli infortuni alcuni sono casuali, cioè se ti inciampi e batti la testa è casuale, se hai dei guai muscolari o di altro tipo ricorrenti è perché o è un gioco molto dispendioso, oppure semplicemente perché il tuo corpo non è fatto per reggere a lungo quegli sforzi, e quindi, e quindi sì, gli infortuni fanno parte comunque di un'altra categoria di impedimenti. Quello del Covid è stato effettivamente un impedimento non dettato dalle normali ragioni per cui uno non gioca un torneo. Quindi eh, se tu mi vuoi far dire che abbia falsato la competizione, guarda, io sono troppo uh, affezionato a, a, a chi ha um, dato il suo tempo, la sua intelligenza per toglierci da questo casino, per. Per, per riuscire a dire che, che, che è stata un'ingiustizia, diciamo, un, un perché comunque, alla fine, eh, cioè, si tratta di una pandemia che, è, che ha fatto milioni di morti, che continua a fare vittime, e sinceramente non me la sento di dire che un giocatore che non si vaccina sia vittima del sistema. Ha fatto una scelta, tra l'altro, a me sembra che Gioco su questo, poi non so privatamente, ma pubblicamente, quando ne ha parlato, sia abbastanza tranquillo. Mi hanno chiesto chiaramente: Ma se tu non potessi più giocare slam perché devi essere vaccinato, cosa faresti? Risposta: Non giocherei più. Torni nello slam. Punto. Non ha detto: Prendo una batteria di avvocati e faccio causa. No, ha detto: Non gioco. Ti riprenderò a giocare quando mi lasceranno giocare. Quindi. A proposito, prima citato gli, gli infortuni di Nadal, vorrei chiudere eh, commentando insieme le parole sì. di Tony Nadalla a El Pais, non, so, non so se hai letto, sì. eh, in cui ha detto che mh, per anni abbiamo visto degli effetti immediati sugli infortuni, degli infortuni su, sui tornei mm. dei giocatori, in particolar modo di Nadalla che, che varie volte insomma non ha, non ha potuto giocare, si è ritirato o ha perso eh, sì. in, quanto, in quanto infortunato e mm. il riferimento era, era chiaro a, a Djokovic che nella prima parte di, di, di questo torneo è stato... Ha cioè, faticato in campo sembrava uh, stare male, medical time out, eh, Probabil detto. probabilmente. Secondo me eh, no non era al top. E, e comunque, Tony Nadal ha lanciato questa frecciata dicendo: Non sto dicendo che, che Gioco ci sta mentendo, eh, però mm. è normale che qualche dubbio ci sia. Allora io parto dicendo: Questa qua, peraltro, è un, un argomento che sta infiammando i vari gruppi Facebook di discussione okay, guarda, tra, tra gli appassionati chiaramente popolati da tifosi, eh, ti dico la mia, secondo me la, la verità è nel mezzo, anche perché non è che eh, fingere di stare male eh, può, può portargli dei, dei vantaggi, secondo me. Quindi la verità, semplicemente, secondo me, è che lui a inizio torneo aveva dei problemi che poi sono, sono passati. È stato bravo, lui a vincere, nonostante. Nonostante questi problemi, e adesso mi sembra, mi sembra stare molto, molto, molto meglio. Tant'è che ha dominato le ultime, le ultime due partite. Non so che ne pensi tu. Ma allora, credo che fingere una cosa da Adelaide, come teoria del complotto, sia un po' complicata da sostenere, no? Eh. Poi Djokovic ha bisogno in un torneo come questo tra l'altro dove la concorrenza già in parte non è arrivata, in parte si è autoeliminata, in parte si è infortunata un torneo che ha vinto nove volte ha bisogno di crearsi una scusa in caso di sconfitte o di come dire, influenzare l'avversario fingendo un infortunio io sinceramente non, non, non riesco a crederci dopodiché se lui abbia accentuato eh, la condizione della sua gamba nei primi turni, non lo so, perché non, non lo posso dire. In certi replay ricordo che nei cambi di direzione sembrava veramente avere difficoltà nel ritorno da, da destra verso sinistra, però è altrettanto indubbio che contro De Minor e contro Rublov non ha avuto nessun problema. E Quindi, ovviamente, l'altra la, teoria è: ma se tu hai un malanno serio, come è possibile che in un giorno si risolva? Non lo so. Per, non sono un medico, non sono un fisioterapista, quindi, quindi, e, e soprattutto non si sa che tipo di problema abbia avuto, se muscolare, tendineo, perché c'è molto riservo su questa cosa. I giocatori ci tengono molto a non rivelare i, i dettagli tecnici dell'Uruguay. Del, del ci sta. Quindi, sì, certo. Quindi. Mh, Può darsi che abbia accentuato uh, nei primi giorni una condizione che tanto seria non era, mm, può darsi, uh, secondo me, che Tony Nadal abbia detto questa cosa, non so, per il motivo non, non lo conosco, uh, però per esempio l'anno scorso Nadal a Parigi, io ricordo anche le sue dichiarazioni, uh, probabilmente non... Non probabilmente non so, non so se riuscirò a camminare normalmente non so, ho molti dubbi su, su, proprio sul resto del, 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 della mia esistenza riguardo all'infortunio che ho e poi il torneo è andato comandato anche a Wimbledon è andato fino in semifinale poi si è nuovamente infortunato e quindi mh, sinceramente non, non, non ho capito la necessità di dire queste cose da parte di Tony Nadal sì, sì, Come... sono, sono assolutamente d'accordo ci dicono che la teatralità fa parte delle, della personalità della persona prima che del tennista, ma non credo che arrivi a fingere. Ci scrive notare. Esatto. Oltretutto, oltretutto, la teatralità, secondo me, faceva parte del primo Djokovic. Quello che, appunto, Roddy che prendeva in giro in conferenza stampa dicendogli che qualunque malattia virus passasse lui se lo prendeva. Quello che aveva problemi di respirazione, quello che era sempre col fiato corto e piegato in due. Uh, quindi, semmai nella prima parte della carriera di Djokovic c'erano motivi per effettivamente dubitare di certi suoi uh, problemi fisici negli ultimi almeno dieci anni, ma anche direi dal, dal 2010 in poi, eh, dal 2011, che è stata la sua prima stagione pazzesca. Mi sembra che, che il discorso sia andato un po' a, a morire, sì, sì. E poi insomma è sempre meglio lasciare parlare il campo e, e guardare alla fine chi vince. Comunque, noi rimaniamo con, con le nostre scelte, cioè tu con Djokovic, io con Sitsipas e, e poi vediamo sì. a fine torneo chi, chi avrà ragione. Ok. Diamo, appu diamo appuntamento a molto probabilmente sabato, ci sarà molto probabilmente un altro ospite. Però sì, no, no, non al diciamo. quale potremo fare domande interessanti. Sì, su questo Di argomento. Qualità. Che, abbiamo, che stiamo esatto. trattando in questo momento però non, non diciamo altro non diciamo no. che Djokovic sarà nostro ospite prima della finale dell'Australian Open eh no. giusto? esatto, non sarebbe carino <ride> va bene, un saluto ciao Fede ciao, ciao ragazzi, grazie ciao. Ciao, ciao. grazie a voi, ciao